Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una testimonianza, un miracolo strabiliante accaduto per intercessione di Padre Pio mentre lui era ancora in vita. Miracolo accaduto nel 1948 al signor Giuseppe Canaponi di Sarteano, provincia di Siena. Egli racconta: in un incidente automobilistico, la mia gamba sinistra fu tutta fratturata al ginocchio. Per 3 anni fui ricoverato in 5 attrezzatissimi ospedali, ma invano. Era impossibile che il ginocchio si piegasse. Si trattava di un'anchilosi fibrosa che bloccava per sempre il ginocchio. Mi trascinavo a stento con un bastone e una stampella e spesso cadevo a terra. Ero un gran bestemmiatore, un marxista acceso e un ateo pratico. Mia moglie, invece, molto religiosa, tanto insisteva per condurmi da Padre Pio a San Giovanni Rotondo e alla fine mi lasciai convincere. Andai. Mio figlio mi accompagnò al confessionale. Padre Pio mi disse tutti i miei peccati, dei quali io ero molto pentito. Ricevetti l'assoluzione. All'inizio della confessione, cosa incredibile, senza che me ne accorgessi, mi ero inginocchiato, piegando perfettamente il ginocchio sinistro anchilosato. Da quel momento l'ho sempre piegato alla perfezione, camminando speditamente, senza zoppicare, ancorché la gamba sinistra fosse più corta dell'altra di 2,5 cm. Qui si tratta di un miracolo eccezionale, permanente, continuo. La causa che mi impediva di piegare il ginocchio prima di quella benedetta confessione presso Padre Pio è rimasta e rimane nella sua assoluta totalità, come accertato da 25 radiografie e da molti esami di celebri scienziati medici e di un intero congresso mondiale di 800 medici tenuto a Siena. Secondo la scienza, non potrei piegare il ginocchio, eppure lo piego normalmente. C'è la certezza assoluta, senza il minimo dubbio, che si tratta di un enorme miracolo che si compie continuamente. Un miracolo che si è rinnovato giorno dopo giorno, per quasi 30 anni, fino al giorno del pio transito del signor Canaponi nel 1984. Possiamo dire che con questo stupefacente miracolo Gesù vuol confermare, davanti al mondo materialista di oggi, che c'è davvero un sacramento, che è il sacramento della riconciliazione o della confessione, che è a disposizione di tutti noi per risuscitarci, per risanarci, per santificarci, donando grazia, pace, gioia e salvezza. Questo è il potere di Dio: perdonarci, guarirci, riconciliarci con sé. E questo potere lo ha lasciato alla sua Chiesa, che prosegue nel tempo la sua opera di salvezza. Gesù risorto, infatti, disse ai suoi apostoli: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete resteranno non perdonati. Attingiamo a piene mani a questa guarigione profonda dell'anima, a questo sacramento meraviglioso dove possiamo ritrovare pace, gioia e salvezza. Che il buon Dio ti benedica.